FantaVox 2024, premio letterario per libri di fantascienza, fantasy e mondo distopico, presenta. Il libro, Timeless Giorni di Eternità, di Loredana Zino. L'orologio. Benares. Martedì 29 ottobre 1929. 2 ore e mezza di spettacolo li avevano stremati. I muscoli del corpo tremavano per effetto del rilasciamento dopo la tensione, mentre la testa, dopo lo sforzo mnemonico e il controllo dell'ansia, galleggiava fra le pareti del teatro indiano. Finalmente a riposo dopo l'esposizione ai riflettori, gli occhi vagavano sulle vecchie assi del palco, per poi posarsi su mobilia e scenografie, ancora da smontare e caricare sul furgone. Non se la sarebbero cavata prima dell'una, e se non volevano andare a letto digiuni, dovevano trovare qualcosa di aperto nel tragitto fra il teatro e il piccolo albergo. 8 erano i membri della compagnia, ma le energie a quel punto scarseggiavano, o meglio, restavano intrappolate nel ricordo dell'ultimo applauso che li aveva richiamati sulla scena dopo i saluti di rito. Il primo a crollare dietro il sipario chiuso fu Johnny. Minchia, dopo un minuto che ero crocifisso le braccia sono diventate 2 sacchi di cemento. Qumran rise, sventolando la frusta di scena. E io che cazzo dovrei dire? Sotto questa corazza romana ho le piaghe da decubito. Comunque, un ebreo che interpreta un antico romano non si può vedere. Sghignazzò Killian l'irlandese. Risero sottovoce, stanchi. Chi attaccato alla bottiglia dell'acqua, chi tirando fuori una banana d'emergenza. Charlotte tolse le scarpe di corda e sedette accanto a Killian, alias Giuda, ancora col cappio al collo, sorridendo a occhi chiusi. Troppo esausta per parlare, lei che si era ammazzata di pianti nei panni della Maddalena. Erika sprofondò in una vecchia poltrona dove la raggiunse Noemi, la piccola della compagnia. Fammi posto. Mentre Annabel rovinava addosso a Rowan, intento a rassettarsi la chioma da discepolo prediletto. Reggi il mio dolce peso, mi fanno troppo male i piedi. Annabel, ma credevo ti facesse più male la testa. Esplosero in una risata, ricordando l'attimo in cui la donna, nei panni della regina Erodiade, era entrata in scena a gamba tesa, su squilli di fanfare, e l'alto cappello si era impigliato nella tenda della quinta trascinandola indietro. A momenti cado sul culo, come un sacco di patate. E allora io, che nella scena di Lazzaro avevo ancora le calzette? Eh sì, ma eri mezzo nascosta, Erika. Non se n'è accorto nessuno. Quando dovevo entrare mi si è spenta la fiamma della torcia, mi sarei uccisa. Fra le risate raccontarono aneddoti rivangando ricordi di spettacoli passati. Li affrontavano sempre assieme, era il loro bagaglio di tempo e spazio condiviso tra sudore e gioia, sera dopo sera, città dopo città, durante 9 anni, come una famiglia. Si guardarono esaltati per la prova appena sostenuta, un altro successo. Scese il silenzio. Non saremo mai più felici di così. Lo credo anch'io. Io non lo credo, ne sono sicuro. Ragazzi, io in borsa ho il veleno di Amleto. Se vogliamo ucciderci con quello... Oh Gesù! Dimmi, figlia. Sentite, dovremmo fermare questo momento. Magari. Ma come si fa? Basta chiedere, ragazzi. Hai qualche filtro in borsa? Io credo che questa notte rischia di diventare un incontro epico. Un momento, ho visto qualcosa. Che cos'è quello? Sembrerebbe un magazzino. No, no, c'è qualcosa là. Lo seguirono trattenendo il respiro. Nei magazzini dei vecchi teatri si nascondevano spesso sorprese inaspettate. Avevo già perlustrato qua dentro. Mi deve essere sfuggito. Un orologio. Da cosa lo deduci? In realtà erano troppo meravigliati per ridere. Mentre contemplavano il prestigioso pezzo d'antiquariato, alto come un uomo, fregiato in oro, miracolosamente sopravvissuto alle ingiurie del tempo e all'incuria dell'abbandono. Amici belli, questo è stato rubato in un museo. Funziona? Certo, perché cavolo non dovrebbe funzionare? Portiamolo di là. Riguadagnarono il palco, illuminato solo da un faretto che gettava ombre sul retro del sipario. Deposero il voluminoso oggetto al centro e fecero cerchio intorno. Saremo sempre felici come adesso. Riceviamo assieme, oltre le leggi di tempo e spazio, comunione.
vivremo e ci avviamo assieme nel nostro mondo. Oltre le leggi di tempo, chi non potrà mai morire. Vivremo eternamente. Mai morire. Oltre le leggi di tempo e spazio, la nostra comunione. Tutto. Chi recita non potrà mai per sempre. Vivremo eternamente. Fermati. 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 Chi recita non potrà mai. Fermati. Tempo. Fermati. Fermati. Il libro Timeless Giorni di Eternità di Loredana Zino. Lo puoi votare sul sito newslibri.it.